Alberto Tomba all'Aquila per parlare di sicurezza, per parlare di sci, una giornata importante. Sì, molto. Che devo dire, ragazzi, sicurezza è l'essenziale al 100%. Io quando correvo, come dicevo prima, la prevenzione è molto importante. Guardate, occhi aperti, mi raccomando, anche nei rifugi, non lasciatevi andare, perché lo sport è pericoloso, lo sci. Quindi mi raccomando, è importante quello oggi. Alberto Tomba e l'Abruzzo, i ricordi più belli? Ah, più belli, venni qua, già mi ricordo dopo negli assoluti, nel 94, che vinsi gigante, con le tre nevi, l'accordo che c'era, con le stazioni di sci. Quindi non ho ragione in più per essere qua questo giorno poi di commemorazione del 6 aprile 2009. Mi ricordo che poi ero qua presente due mesi dopo in privato, e questi mi sono commosso di quelle tendopoli in quel momento. Sono tornato oggi. Assessore Liris, la consegna di un riconoscimento importante per Alberto Tomba e l'importanza di aver avuto il più grande sciatore italiano di tutti i tempi qui all'Aquila in questa giornata importante. Sì, Alberto è un simbolo, è un amico dell'Abruzzo, è un amico del Gran Sasso. Lui all'indomani del 6 aprile 2009 era qui con noi in incognito a testimoniare la sua vicinanza. È tornato per le Tre Nevi, è venuto anche per le gare, una persona che merita una scritta come questa: sei parte della nostra terra forte come le montagne d'Abruzzo, perché lui è l'espressione dell'Italia che vince, che in tutto il mondo rende orgogliosi anche chi sta fuori Italia di essere italiano, e che ha insegnato a tutti che si può vincere promuovendo la cultura della sicurezza. Il primo a mettere il casco, il primo a mettere i paracolpi. Per noi sei un esempio e sei soprattutto un messaggio di valori per i più giovani.